Un danno erariale di circa 20 milioni di euro a carico di 30 dirigenti delle aziende sanitarie provinciali della Calabria è stato segnalato dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza alla Procura regionale della Corte dei Conti. Le indagini hanno riguardato il periodo compreso tra il 2007 e il 2010. Il danno riguarda anche tutte le aziende sanitarie locali calabresi, esistenti prima che venissero accorpate nelle 5 aziende provinciali, ed è dovuto a rimborsi gonfiati in favore di laboratori di analisi cliniche privati. Dichiarazioni pesanti quelle fatte oggi dalla coordinatrice di riferimenti Adriana Musella a Vibo Valentia, considerata una provincia interamente coperta dall''ndrangheta, dove nonostante gli sforzi messi in campo, istituzioni e forze dell'ordine non riescono a farsi largo. Le dichiarazioni dopo la polemica sullo stabile sequestrato al clan Mancuso di Limbadi affidato all'associazione, paradosso dei paradossi, dichiara la Musella, per entrare all'interno dell'edificio sequestrato all''ndrangheta bisogna chiedere il permesso ai mafiosi che continuano ad essere i veri proprietari. Si è svolta oggi a Catanzaro la riunione del Comitato regionale per le minoranze linguistiche, Coremil. All'incontro con l'assessore alla cultura della Calabria hanno partecipato i componenti dell'organismo regionale che si occupa delle politiche di valorizzazione delle 3 minoranze linguistiche presenti in 47 comuni calabresi, Arberescio, Citana e Grecanica. Tra i numerosi argomenti all'ordine del giorno, anche l'attuazione del PISL, Programmi Integrativi di Sviluppo Locale, sulle minoranze linguistiche, che ammonta a circa 15 milioni di euro. Sabato 3 e domenica 4 marzo, in occasione della Festa della Donna, ritorna l'appuntamento con la Gardenia dell'AISM e si rinnova la vicinanza dell'FC Crotone a promuovere la solidarietà per la lotta alla sclerosi multipla. In 3.000 piazze italiane, compresa Piazza Pitagora a Crotone, con un contributo di soli 13 euro si potrà sostenere non solo la ricerca scientifica, ma anche il programma Donne oltre la sclerosi multipla.